Amici di Pepe Mio, oggi vediamo 10 segreti sul cunnilingus per far impazzire la tua partner. Partiamo dalla numero 1. Il mito della velocità. Si crede infatti che per far venire una donna tramite un rapporto orale bisogna necessariamente aumentare la velocità. Sbagliato. Non è necessario muoversi velocemente, anzi, sono proprio la lentezza e i movimenti cauti ad aumentare il piacere e a far raggiungere più velocemente l'orgasmo. Numero 2. Orgasmi più facili. Circa il 70-80% delle donne ha più probabilità di raggiungere l'orgasmo tramite una stimolazione orale piuttosto che tramite una penetrazione. Numero 3. Una pratica per uomini egoisti? Molti uomini confessano di praticare il cunnilingus unicamente perché, dando piacere alla propria partner, si sentono gratificati e sessualmente più potenti, e dunque lo fanno unicamente per i loro interessi. Numero 4. La migliore posizione per farlo? Puoi scegliere tra la donna a quattro zampe e l'uomo dietro o la posizione a farfalla dove la donna ha le gambe aperte e sollevate. Numero 5. L'orgasmo arriva tramite il ritmo. Si crede infatti che a far arrivare l'orgasmo siano proprio i cambiamenti di variazione e di ritmo durante lo svolgimento della pratica. Dunque non stabilizzarti mai alla stessa velocità, nella stessa zona per troppo tempo, altrimenti rischi di desensibilizzare la zona e che lei non senta più nulla. Numero 6. Non puntare solo al clitoride. Un errore comune è infatti quello di concentrarsi unicamente sul clitoride. Punta anche alle altre aree intorno alla vulva, come le labbra interne ed esterne, il perineo e l'ingresso vaginale. Sono zone super sensibili. Numero 7. Attivazione mentale. Molti trovano il cunnilingus eccitante non tanto per l'atto in sé, ma per l'aspetto psicologico di sentirsi desiderati e che la partner supplichi la sua presenza durante la pratica. Numero 8. È una pratica antichissima. Si crede sia recente, ma il cunnilingus è descritto in testi antichi di varie tradizioni, spesso vista come una pratica che unisce fisicamente e spiritualmente. Numero 9. Può portare a orgasmi più lunghi. Gli orgasmi provocati dalla stimolazione orale possono essere più lunghi di circa il 70% rispetto a quelli ottenuti tramite la penetrazione. Numero 10. Tre cose da controllare. Suoni, sospiri e movimenti. Le tre cose da guardare nella partner per capire se quello che stiamo facendo funziona o meno. E tu, in quale di questi ti rivedi di più? Quali sono le tecniche che utilizzi quando fai questa pratica? E raccontami nei commenti se ti piace o se la eviti. Dal vostro amico Alex è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video di Pepe Mio.